Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora, andò da Simon Pietro, dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro, non sappiamo dove l'hanno posto». Maria stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?» Rispose loro: «Hanno portato via mio Signore e non so dove l'hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. E disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria». Ella si voltò e gli disse in ebraico: «Rabbuni», che significa maestro. Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma vado ai miei fratelli e di loro salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore» e ciò che aveva detto. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Vita della nostra. Sì, lodato Gesù Cristo. Il culto più antico rivolto a Maria Maddalena, risalente alla fine del IV secolo, è quello che si svolgeva nei riti della Chiesa orientale la seconda domenica dopo Pasqua, chiamata delle Mirofore. In quel giorno si commemoravano le donne che il giorno dopo la crocifissione e la morte di Gesù si recarono al sepolcro con gli unguenti per imbalsamarlo. Tra le Mirofore un ruolo importante aveva Maria Maddalena, l'unica che è sempre citata in tutti i quattro Vangeli canonici. Il primo centro della venerazione della Maddalena fu Efeso, dove si diceva fosse pure la sua tomba, nell'ingresso della grotta dei sette dormienti cosiddetta. Si sposta poi a Costantinopoli, dove all'epoca di Leone il Filosofo, nell'anno 886, sarebbe stato trasferito il corpo, e si diffonde poi nella Chiesa occidentale, soprattutto dall'XI secolo. In Occidente invece è venerata come l'Apostola degli Apostoli. La diffusione del culto in Occidente avviene soprattutto grazie all'ordine dei frati predicatori domenicani, secondo la testimonianza di Umberto de Roman. Dopo che la Maddalena si è data la penitenza, è stata resa dal Signore così grande per grazia che dopo la Beata Vergine non si trova donna alla quale nel mondo non si renda maggior riverenza, non si dia maggior gloria in cielo. L'ordine dei predicatori la annoverò nel numero dei suoi patroni. Frati e suore l'onorarono col titolo di Apostola degli Apostoli, in particolare San Tommaso d'Aquino, come viene celebrata anche la liturgia bizantina, e paragonarono la missione di Maddalena di annunciare la risurrezione col loro ufficio apostolico. Il culto di Maddalena si diffuse in Europa e i suoi devoti costruirono numerose chiese in suo onore. La più nota è quella gotica di San Maximin de Saint-Baume, nel 1295, dove è conservato quello che si dice sia il teschio della Santa. Ma la prima in cui si formò il culto di Maria Maddalena è l'abbazia di Vézelay, dove già nel 1050 si diceva fosse conservato il corpo. Vabbè. La grande ricchezza della sua figura emerge chiaramente e splendidamente nel racconto della passione, morte e resurrezione di Nostro Signore, abbiamo ascoltato. Papa Gregorio Magno chiamò Santa Maria Maddalena testimone della Divina Misericordia, ne dedicò una bellissima omelia. La fedele discepola segue Gesù Cristo fino alla sommità del Calvario e sta sotto la croce vicino a Giovanni, il discepolo prediletto, e Maria Santissima, partecipandone al dolore. Quando Giuseppe d'Arimatea ha la pietà di occuparsi della sepoltura di Gesù, Maria di Magdala è una delle donne, senza dubbio con l'altra Maria, madre di Joses, che vuole osservare il luogo dove viene deposto il Signore. E il primo giorno dopo il sabato troviamo ancora lei, quando era ancora buio, ci informa Giovanni, a precipitarsi al sepolcro, rimanendo sconvolta nel vederlo vuoto.
Poco dopo avviene il commovente incontro con il sordo, abbiamo ascoltato, che la solleva dal suo stato di angoscia chiamandola per nome Maria. E le risponde: Maestro, e le affida niente meno che il compito di annunciare la risurrezione. Tra l'altro, una delle prove che gli evangelisti non inventarono e accomodarono nulla e che, se avessero seguito le logiche umane, sarebbero ben guardati dell'affidare prima annuncio e risurrezione l'evento più importante e specifico della fede cristiana, testimonianza di una donna. Questo perché, come ha mostrato estesamente Vittorio Messori nei suoi scritti, la testimonianza femminile nel mondo ebraico, in generale antichità, valeva poco o nulla. Pertanto possiamo ben credere a ciò che gli evangelisti ci hanno trasmesso, proprio grazie al cristianesimo che la donna ha ricevuto al posto che le spetta, nelle altre religioni ancora considerate inferiore, almeno in alcune altre. Dopo l'ascensione di Gesù al cielo, la tradizione più antica la vede insieme l'apostolo Giovanni, che conducendo con sé la madre del Signore evangelizzò l'Asia Minore ponendo la sua sede a Efeso. Proprio lì si ritiene stata sepolta Maria di Magda e sue spoglie sarebbero poi state trasferite a Costantinopoli. Secondo la tradizione tardiva, legata alla leggenda aura di Giacomo da Varazze, Maria di Magdala, insieme ad alcuni compagni, avrebbe raggiunto le coste francesi della Provenza e di lì, separatesi dagli altri, sarebbe ritirato in una grotta tra i monti del Saint-Baume per trascorrere nella penitenza i suoi ultimi giorni. Sulla sua tomba fu poi edificata la maestosa basilica, oggi visitabile in località di Saint-Maximin. Per un lungo periodo la figura di Maria Maddalena è stata identificata come la peccatrice penitente, simbolo di sottomissione e pentimento. Rappresenta inoltre il simbolo della redenzione del peccato e del preludio della nuova vita spirituale, che si libera dalle tentazioni e dalle oppressioni di questo mondo. La Santa è quindi considerata come la patrona dei penitenti, particolarmente venerata nella Chiesa orientale, ma considerata anche la protettrice dei parrucchieri, dove viene raffigurato i capelli lunghi, dei giardinieri, sul Vangelo, delle prostitute, dei profumieri, dei guantai e dei cartai. Il messaggio romano, abbiamo ascoltato la prima lettura, prevede il brano tratto dal Cantico dei Cantici, dove si esprime tutto l'amore, c'è il Cantico dei Cantici, ma l'amore di Maria Maddalena è espresso bene nel suo affanno nel trovare Gesù al sepolcro. È questo amore per Gesù, in conclusione, che le vogliamo chiedere in questa celebrazione liturgica a lei dedicata, affinché noi possiamo sempre scegliere la parte migliore che non ci sarà tolta. Ricordiamo il Vangelo di domenica scorsa, no? Marta e Maria, lei era tutta presa, tutta assorta ad ascoltare la parola del Maestro, le parole di vita eterna. Quindi ha scelto la parte migliore che non sarà tolta. Ma se anche così fosse, chiediamo di avere poi il suo ardore nel ricercare il Signore, soprattutto quando la sofferenza ci vede, ci rende ciechi spiritualmente parlando, essendo certi nella fede che dopo la prova anche noi saremo chiamati per nome da Gesù e ritroveremo la pace e la gioia nel cuore, quella pace e gioia che potremo donare agli altri ed essere così anche noi messaggeri del risorto. Così sia. Si è lodato Gesù Cristo. Sì.